Io di questa gara non vorrei parlare, vorrei ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto. Noi, a prescindere dalla gara di stasera, abbiamo vinto quest'anno. Ci siamo presentati con dei giocatori di seconda categoria in un campionato d'eccellenza, dove presidenti di altre squadre parlano di non pagare, pagare i giocatori. Poi c'era un'eccellenza stasera in squadra con loro, una squadra intera di eccellenza. Tra l'altro la metà neanche potranno fare i playoff, quindi poi non capisco il senso di parlare, soprattutto di arbitraggio all'andata, in cui io non ho parlato di arbitraggio e non ne parlo neanche stasera. Penso i fatti parlino chiari anche per lui. Io posso solo ringraziare i miei ragazzi, De Eugenio, Giovannetti Fabrizio, Aurelio Manuel, Lorenzo Verteghi, Christopher Cutrupi, Paesani, i due Perelli, tutti i giocatori che comunque hanno giocato e giocano in seconda categoria. Quindi abbiamo fatto un miracolo. Ringrazio il mister Damora che dopo un inizio stentato, ci tengo a ringraziare anche Fabrizio Guerciati che comunque mi ha indicato la via per ritirare sul Peperino, poi per problemi personali ha dovuto abbandonare e ho cercato appunto il tecnico, penso indiscutibilmente attualmente più bravo della Serie A, il numero uno. Penso che la panchina d'oro sia solo una formalità se c'è questo premio ancora. Quindi ringrazio tutti, ringrazio i ragazzi, ringrazio la Lega. Noi quest'anno abbiamo detto la nostra e l'anno prossimo spero di poter far crescere la squadra e giocare magari veramente partire per i playoff. Avremo sicuramente la stessa squadra, più o meno con qualche elemento nuovo. Tra l'altro quest'anno non abbiamo mai visto Andrea Giovannetti, che voi conoscete, con la Goldbet, penso ha fatto una partita sola quest'anno e si è vista la sua assenza, perché secondo me il futuro della Lega e della Serie A sono queste squadre, perché giocatori che facciano vedere in campo che la squadra principale è quella dei calciotto, no? Giocatori che vengono, ti fanno il favore, sì, va bene, se entro e cose varie. Questo è il futuro della Lega. Noi proveremo a fare da apripista come abbiamo sempre fatto in tutti i campionati in cui abbiamo partecipato e vai, rinnovo i complimenti a voi, alla Fan, Alessandro, il numero uno. E grazie a voi, secondo me, se la Lega sta due spanne sopra tutti. E basta, non mi lamento di nulla, è andata bene, è stato un sogno, siamo arrivati fino alla fine e ringrazio tutti i ragazzi che non hanno mai mollato. Speriamo di vederci prestissimo e che l'estate passi in fretta. Anche a voi, Presidente grazie Ruggeri, Ale, grazie mille. grazie.